Sempre qui al termine della gara fra Consecutive Gaete, appunto, la formazione d'ospite dello Scout, una vittoria netta. La prima perla l'hai messa tu in campo, un tiro da fuori area, perfetto. Come diceva vuole da sopra, una perla. Quindi si sblocca la partita e poi è tutto più facile, diciamo così. Sì, è stata sicuramente una partita inizialmente difficile perché non riusciamo a trovare sbocco. Fortunatamente questa settimana mi sta dicendo bene e ho provato a calciare da fuori e la palla, diciamo, è andata a finire dove doveva finire. E dopodiché la partita si è messa leggermente in discesa e abbiamo trovato ampi spazi. E questa vittoria di oggi è stata fondamentale per continuare il percorso che finalmente siamo riusciti a intraprendere alla terza giornata. Abbiamo iniziato maluccio con due sconfitte, poi sapevamo che il valore della squadra non era quello delle prime due partite e lavorando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, stanno iniziando a uscire i risultati. Infatti questo primo tempo è stato comunque, siete stati bravi, siete aspettati un momento di Sì, perché come dicevo è la terza partita che facciamo, il terzo derby che facciamo in questa settimana, abbiamo iniziato anzi il quarto perché c'era la prima Fondi, e quindi non è facile giocare anche infrasettimanalmente, quindi 3 partite in una settimana non è semplice per noi che lavoriamo e che facciamo queste categorie. Quindi inizialmente eravamo un po' lenti, un po' sulle gambe. Poi, come dicevo prima, fortunatamente dopo il gol del vantaggio ci siamo liberati anche un po' mentalmente e siamo riusciti ad andare più facilmente nella porta avversaria. Come hai visto questo Scauri? Sembrava dovesse essere una delle altre formazioni che doveva fare un po' campionato, ma mi sembra che ha qualche problema di troppo. Guarda, io conosco la maggior parte dei ragazzi dello Scauri e secondo me è una buona squadra. Poi vuoi un po' il vento, vuoi un po' che loro mancavano qualche ragazza, oppure mancava, perché conosco Lucitto, conosco Peppe Castaldo, il direttore, il DS, quindi so che è una buonissima squadra e farà sicuramente bene. E per noi era troppo importante dare continuità a questa settimana che è iniziata domenica con il Castelforte. Quindi per noi la vittoria di oggi era fondamentale per proseguire, non per metterci là sopra, ma almeno per far vedere che comunque l'inizio non era quello giusto. Però dopo tutta la squadra mi sembra che anche il secondo tempo ha confermato, quindi ha giocato bene e quindi Sì, 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 sì. ha legittimato la La vittoria. vittoria, esatto, sì. Eh sì, perché comunque siamo una squadra giovane, quindi se togliamo la cosa mentale, psicologica, comunque la società non ci ha mai imposto nulla di sognare in grande, eccetera, eccetera. Quindi noi sappiamo benissimo quello che dobbiamo fare e con questi ragazzi ci sta da lavorare, abbiamo grandissimi margini di crescita, quindi ci tocca solo lavorare settimana dopo settimana. Sicuramente. Saluto poi del vostro collega che Sì, sì, quest'oggi sì. finisce la sua esperienza qui a Gaeta. Sì, infatti un grandissimo in bocca al lupo Antonio Pesarini, che oggi era la sua ultima partita, che ritorna finito il corso qui medicina a Gaeta, quindi ritorna nella sua amata Sicilia. E le volevamo dire tutta la squadra grazie per la professionalità che mettevi in campo dagli allenamenti e anche la domenica. E mi dispiace per gli avversari che non li potrà fare più gli assist. Ciao Antonio, grazie. Ultima battuta, il prossimo turno chiaramente è fuori casa e quindi sarà Sì, ora. terre di Cicerone, che E anche onestamente. qui sta un po', anche questa squadra è in difficoltà, mi sembra. Sì, questa squadra è in difficoltà, ma so che avevano attrezzato una squadra per fare un campionato di vertice. In settimana hanno mandato via l'allenatore, ho letto qualcosa sulla loro pagina e tra le altre cose c'è l'amico mio Bomber Gigli che sta lì e quindi è una squadra attrezzata per far bene, anche so che Sì, anche oggi ha perché perso con comunque l'Armada, diano anche quindi buone rimborsi, sì, sì, diciamo sì, così. sì, sì, comunque hanno attrezzato una buona squadra per stare sopra. Non so cosa sia successo, vediamo domenica che dirà il campo. Speriamo che succeda Dopo di noi. dopo di voi, perché Infatti. grazie, in bocca al lupo. Previ.